questione di chimica. Tutto ciò che ci circonda è formato da atomi, e gli atomi sono composti da tre particelle subatomiche che sono i protoni, elettroni e neutroni. I protoni si trovano nel nucleo e hanno una carica positiva. I neutroni sono neutri e sono raggruppati nel nucleo insieme ai protoni. E gli elettroni orbitano intorno al nucleo nelle orbitali e hanno una carica negativa. Sono uguali e il numero di orbitali cambia a seconda dell'elemento di cui si sta parlando. Vi chiederete come l'abbiamo fatto a creare questo bellissimo atomo in real life. Prima di tutto ci servono i materiali, palline di polistirolo, un pennarello indelebile, della pittura rosso, giallo e azzurra, un filo di ferro, dei bastoncini, dei stuzzicadenti, lunghi e piccoli. Come prima cosa dobbiamo pitturare le palline dei vari colori che ho appena elencato. Premessa, le palline rosse, ovvero i protoni, e le palline azzurre e gli elettroni devono essere dello stesso numero. Dopo averle colorate, dobbiamo prendere il pennarello indelebile e tracciare sull'azzurro il simbolo meno, che sarebbe carica negativa, sul rosso i protoni carica positiva, quindi un più. Invece, visto che i neutroni sono appunto neutri, non bisogna fare niente. Bisogna creare un cerchio con il filo di ferro e chiuderlo con una pallina di elettroni. Se ne vuoi mettere di più di palline, basta prendere la pallina e ficcarla da un estremo all'altro. Dopodiché si collega con il bastoncino, con lo stuzzicadenti lungo l'elettrone, e bisogna collegarlo al protone e dopo con i bastoncini corti puoi collegarlo con i neutroni o altri protoni. L'ultima cosa che abbiamo realizzato sono queste tabelle, che sono come quelle presenti nella tavola periodica. Abbiamo indicato per prima cosa il simbolo dell'elemento, in questo caso è l'idrogeno, quindi l'H. Poi abbiamo messo la carica, quindi in queste tabelle, come vedete, sono tutte zero, sì, perché non sono aggiunte le fusioni degli atomi. Poi abbiamo messo il numero di massa, che per l'idrogeno è 2, per il semplice motivo che si contano solamente i protoni e i neutroni, perché gli elettroni sono troppo piccoli per costituire la massa, e anche perché sono tante reazioni, sono dello stesso numero dei protoni. Ultima cosa che abbiamo inserito è stato il numero atomico, che è semplicemente il numero di protoni.